Presidente, la situazione economica alla Spezia post-Covid? La situazione alla Spezia non solo, direi in tutta la Liguria. Il periodo emergenziale è stato durissimo. Diciamo che dal 10-15 luglio fino al 30 agosto nel comparto turistico è andato molto meglio, di là con delle performance positive. Le preoccupazioni sono nell'autunno. E quindi, come dire, come Camera di Commercio stiamo monitorando molto attentamente l'evoluzione, direi quasi giorno per giorno, approntando provvidenze per affrontare appunto questo periodo autunnale. Ecco, e proprio come Camera di Commercio cosa potete mettere in campo? Noi abbiamo destinato 1 milione di euro a livello di risorse per interventi sulle imprese, a giorni le categorie si riuniscono insieme ai componenti di giunta di consiglio per fare valutazione, per destinare e definire gli obiettivi di impiego. Che cosa è emerso da questa mattinata? È emerso la necessità di riutilizzare questi 6 mesi che ci porteranno al rinnovo della Camera di Commercio per riavvicinare le associazioni e cercare di progettare i prossimi 4 anni. Quindi è necessario avere una forza di territorio che possa esprimere quelle che sono le reali necessità per preparare i prossimi 4 anni a un percorso diverso e utilizzare al meglio le risorse poche, ahimè, che abbiamo. Reimpostiamo. L'invito agli amici di Spezia, parlo di Roma.